Per quanto riguarda il DAX, è molto semplice analizzare i livelli perché il DAX veramente si sta comportando in maniera esemplare, al contrario di Standard & Poor's, che continua a salire con una, come dire, con una foga tremenda, anche se in questo periodo ha un po' rallentato. E il DAX è semplicissimo perché ha un livello chiave, ma veramente chiave, che è in area 13.250-13.270, rotta la quale certamente un doppio massimo sarebbe visibile a breve. E quindi quell'area è da tenere in considerazione. Al ribasso, la prima area importante è l'area 13.065-13.080, area sulla quale il DAX incontra un supporto. Potrebbe anche essere 13.110-13.100, dove vada a chiudere il gap e potrebbe non adagiarsi proprio sul supporto. Però la violazione di quest'area, quindi 13.065 in particolare, e la chiusura sotto quest'area, porterebbe alla ricerca di nuovi livelli individuabili subito verso area 12, 9 e 70, 12, 9 e 10. Il livello chiave al rialzo è 12.370, al ribasso è 12.810. Una chiusura sotto questi livelli qui o sopra il livello chiave verso l'alto comporterebbe un cambiamento del trend di breve che sembra in fase di accumulazione o distribuzione, non sappiamo fino a quando non esce. Quindi bisognerà attendere una violazione di questi due livelli. Dentro questi due livelli, però, ci sono tante occasioni per longare o shortare DAX. Con stop, ovviamente, e ho dato appunto i livelli proprio perché li ritengo i più importanti. Quindi li ripeto: area 13.065-13.080, primo livello importante, area 12.975-12.960, secondo livello, area 12.900-12.910, terzo livello, importantissima la tenuta di area 12.800-12.810. Al rialzo 13.150-13.160 circa, poi 13.200 che tondo, e importantissimo area 13.250-13.270 dove la chiusura sopra comporterebbe, come ho detto, un doppio massimo.